Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi avevo già anticipato su Instagram, se mi seguite, la coltivazione dell'asparago, in realtà il trapianto delle zampe. Allora, due parole sullo asparago. È una coltura pluriennale. Una volta messa a dimora, se il terreno è giusto, dura anche 10, 15, ho sentito qualcuno anche 20 anni. Si comprano queste zampe qui, che sarebbero le radici. Può partire anche dal seme, ma occorrono molti più anni. Si mettono queste radici qui nel terreno, eccole qui, vedete, si aprono e si mettono nel terreno. Il terreno deve essere sciolto, sabbioso e non deve ovviamente ristagnare l'acqua, è ricco di nutrienti. Se va tutto bene, dal primo anno vengono su i primi asparagini, ma quelli li lasciamo, non dobbiamo toccare nulla. Dal secondo anno cominciamo a raccogliere. Quindi, se avete solo un pezzettino di orto, non fa per voi, perché è una pianta appunto che rimane sul terreno per molti anni. Bisogna dedicargli un posto tutto per sé e non bisogna poi più toccarla. Sono due le cose che fanno male all'asparago: il vento e il ristagno dell'acqua. Del ristagno dell'acqua ve l'ho detto prima, del vento, se avete una zona ventosa come la mia, conviene poi fare un riparo, un paravento, un qualcosa, perché spezza l'asparago che viene fuori e insomma rovina la produzione. Il mio terreno, che è prettamente argilloso, non si presta per questa coltivazione qui. Allora quest'anno ho deciso di dedicare all'asparagiaia il cassone che avevo fatto per le patate. Se vi ricordate, avevo modificato il terreno, avevo messo terriccio, sabbia di fiume, terra mia, terra di riporto, insomma avevo fatto un terreno molto più leggero. E quindi dovremmo esserci. Poi, visto che mi sono trovato bene con quel cassone lì per le patate, ne farò altri appunto per le patate. Si comprano mazzetti da 5-10 l'uno. Io ne ho presi 3 mazzetti da 5, una quindicina di piante, e adesso andiamo a vedere un attimino come le mettiamo a terra. Allora, questo è il mio cassone di patate. Avevo fatto il video, avevo fatto una buona resa per i miei standard, 3 volte tanto ho raccolto. Mi era servito come esercizio di stile, volevo vedere se funzionava. Ha funzionato rispetto al mio terreno, ne farò altri. Quindi qui metterò gli asparagi e li terrò fermi lì. Ora però vedete, è cresciuta l'erbaccia, quindi lì volevo dare una pulita e volevo fresare il terreno. Non ci posso arrivare con la moto zappa, c'ho il legno vicino, cioè c'ho il cassone. Quindi proviamo questo attrezzino qui. Allora, premetto che qui la terra è bagnata, anche se è più leggera, la voglio alleggerita con la sabbia di fiume. Allora, una smossa gliel'ho data. Ovviamente c'è da rifinire i bordi, quelli li faccio a mano, perché non è che può arrivare ovunque la zappetta lì. Gli ho dato una smossa molto grossolana, adesso un po' lo rifinisco, tolgo le erbacce, poi prepariamo dei solchi larghi 40, profondi 20. Sul fondo ci andrà uno strato di letame per chi ce l'ha maturo, io ce l'ho stallatico pellettato, ricoperto con qualche centimetro di terra lo stallatico, e adagiate sopra le zampe ricoperte a loro volta con qualche centimetro di terra. Troveremo ancora qualche patata qui dentro, sicuro, l'ho già vista. È molto bagnato come terreno, quindi è pesante, si fatica parecchio. Questa è una delle migliori soddisfazioni che uno possa trovare nella propria terra. Guardate che bello che è. Profondità, un palmo pieno, siamo intorno ai 25 centimetri. Larghezza dovrei tenermi un po' più largo, se non che qui intorno ai 25 dovrei fare 30-40, ma adesso vediamo un attimino se riesco a allargarli più avanti, ma vediamo. Allora, siamo al giorno dopo, visto che la notte porta consiglio, ho rifatto dei due solchi distanziati di circa un metro, dovrebbero essere, ma in realtà sono circa 70 centimetri. Avevo questo spazio e questo fatto. Adesso mettiamo un po' di stallatico pellettato sul fondo e lo ricopriamo con qualche centimetro di terriccio di terra, quello che abbiamo. È importante ricoprirlo con la terra perché le radici, ovvero le zampe di asparago che andremo a mettere giù, non devono toccare lo stallatico pellettato.
Ok, fatto questo vi parlo un attimo del sesto di impianto, circa 30 cm tra una piantina e l'altra, tra una radice e l'altra in realtà, e un metro tra le file. Una volta abbiamo depositato le zampe sul terreno, le ricopriamo con qualche centimetro di terra. Una volta ricoperto il terreno con del terriccio, abbiamo le nostre zampe di asparagi, eccole qui. Allora, ho visto un po' di video ovviamente, no? Ho visto professionisti che li mettono così e ho visto altre persone che li mettono così, con le radici aperte, più aperte possibili. Personalmente preferisco questa versione qui. Ci distanziamo di un 30 cm l'uno dall'altro, più o meno questo è un 20 cm, 15-20 cm, andiamo bene. Le radici poi ovviamente vanno coperte con un velo di terra, non devono emergere. Tenete conto che il periodo migliore per il trapianto è da febbraio in poi. Io siamo a dicembre, fine dicembre, mi sono anticipato un po', però poi mi devo preoccupare di coprire un po' per non farle poi seccare dal freddo. Giunti a questo punto possiamo ricoprire con la terra le radici o le zampe. Qualche zampa, qualche radice viene fuori, ma mi ritrovo ancora le patate. Queste le dobbiamo togliere perché sennò i motivi sono due. Primo perché mi rigettano, secondo perché arriva l'istrice. Il mio amico istrice, l'ho allevato come un figlio per anni. Io piantavo e lui mangiava. Poi ha scoperto il campo del vicino e mi sono salvato un po'. In realtà ho anche recintato, quindi qualcosa ho raccolto. Comunque quest'anno anche dal recinto è passato, eh. Deve mangiare anche lui. Alla fine il reino è... tutti questi danni non li fa. Ok, mentre vado avanti vi dico un po' i lavori da fare, poi chiudo il video perché tanto c'è poco da vedere ancora. In primavera cominceranno a venire su. I lavori da fare sono quelli di accostare la terra man mano che vengono su, come si fa con i finocchi, in modo tale da seguire un po' la crescita della pianta e togliere le infestanti dai lati. Basta, per quest'anno non si fa altro. Ovviamente bisogna dare un po' di concime, ancora un ternario in primavera che ha altre sostanze nutritive. Adesso abbiamo dato solo azoto con lo stallatico pellettato, ma lo vedremo più avanti, e per quest'anno finisce lì. L'anno prossimo, nel 2022, in primavera, cominceremo a vedere i primi asparagi, quindi ecco, una coltivazione che richiede molto tempo, bisogna prendersela un po' comoda, insomma, non è come le altre colture che tu semini, trapianti, raccogli. Qua ci vogliono un paio d'anni per cominciare a raccogliere qualcosa e si va a regime dopo 3-4 anni, insomma, se va tutto bene. Bene, vado avanti. Su consiglio di alcuni amici su Instagram, che ringrazio, ho messo il telo nero. Qualcuno mi aveva consigliato di mettere delle foglie, della pacciamatura a base di foglie o quant'altro, poi mi hanno consigliato anche il telo e alla fine ho preferito mettere questo perché mi viene più comodo, più veloce da mettere e da togliere, insomma. Bene, tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. Se volete cominciare anche voi una asparagiaia, io come vi dicevo è la terza volta che le metto giù, però la prima volta che le metto col terreno giusto, il terreno più sciolto. Se voi avete consigli da darmi su come fate voi, ve ne sono grato. Se volete iscrivervi al canale vi ringrazio, magari cliccate poi sulla campanella così siete aggiornati sui video che faccio mano a mano. Se vi è piaciuto il video lasciate un pollice in su, se no in giù, va bene lo stesso. Vi auguro una buona giornata, a giovedì prossimo.